Ciao ragazzi, bentornati su Through the Looking Glass. Se state cercando una serie TV da iniziare, oggi sono qui per consigliarvene una veramente veramente bella, almeno per me. Sto parlando di Banshee, telefilm del 2013 composto per ora da 3 stagioni, la terza si è appena conclusa da poco in America ed è stato rinnovato per una 4ª stagione. Serie che per me è stata una piacevole sorpresa. Può sembrare all'inizio un telefilm normale, senza infamia, senza lode. E invece col tempo è iniziato a piacermi sempre di più, diventando a mio avviso un prodotto di qualità. La trama è abbastanza semplice. Un criminale, dopo aver scontato 15 anni di prigione, ritorna in libertà e si mette sulle tracce della sua ex amante e complice, nel mentre braccato dal suo vecchio boss che aveva tentato di rapinare. Le sue ricerche lo conducono a Banshee, una piccola città della Pennsylvania, dove per una serie di circostanze che non sto qui a rivelarvi, finisce per diventare, sotto falsa identità, sceriffo della città. E diciamo che i suoi metodi creeranno non pochi problemi. Come detto, la trama è semplice, però fin dall'inizio la serie è cattura, anche grazie alle ottime interpretazioni degli attori, che danno vita a personaggi veramente interessanti, da Hood a Kerry, da Proctor a Chayton, Rabbit, Brock, Sugar, Job, Hacker, Drag Queen e vecchio amico di Hood. I siparietti tra lui e Sugar meritano la visione, due idoli cazzo. Scusate se vi ho sparato tutti sti nomi a caso, ma non voglio star qui a presentare ogni singolo personaggio. Verrebbe una roba lunghissima e preferisco che li scopriate passo passo se deciderete di iniziare questa serie. Banshee è quasi un western moderno, fatto di confronti, duelli di sguardi, alleanze che nascono e subito si rompono, con varie fazioni in lotta. La polizia, il boss della città Proctor, la tribù Kinao e altre ancora. Una serie in certi tratti proprio tamarra, con un ritmo eccellente che compensa momenti di calma con momenti di adrenalina pura. E già la sigla ti gasa. C'è tutto in questo telefilm: azione, sangue, violenza, sesso, tanto umorismo, come già detto, Job e Sugar su tutti. Una regia e una fotografia molto valide, con bei colori, l'uso frequente della camera a mano e di angolazioni di ripresa mai banali. E in quest'ultimo aspetto qualche volta mi ha ricordato anche Breaking Bad. Particolare anche il montaggio, con tagli frequenti nella stessa inquadratura, un po' come faccio io nei miei video, e che tuttavia non pesa, anzi rende ancora meglio il ritmo veloce che caratterizza questo telefilm. Frequente anche il montaggio incrociato tra due scene, nel presente oppure tra presente e passato. È tutto molto curato in Banshee, anche le musiche, una serie che sviluppa tante storyline nel corso delle stagioni e le gestisce sempre molto bene. Ad esempio il finale della prima stagione, che in soli 5 minuti, con una bellissima canzone in sottofondo, pone le basi per la stagione successiva. Come detto, all'inizio può sembrare un prodotto senza pretese. Col tempo però, a mio avviso, è diventato un telefilm di qualità, con una progressiva caratterizzazione dei personaggi, e quando quasi ti cali nei loro panni capisci che quella serie ha fatto centro. E quindi ragazzi, io non posso far altro che consigliarvi questo Banshee. Dategli un'occhiata perché secondo me merita tantissimo. Io ancora una volta vi ringrazio della visione, vi ringrazio delle iscrizioni, dei commenti che mi lasciate, continuate a scrivere che io finché posso risponderò sempre a tutti, mi raccomando. E niente, vi aspetto sempre qui al prossimo video su Through the Looking Glass. Ciao! E anche questo è andato. Me ne sti rompicoglioni che vogliono sempre più video su sempre più argomenti. Oh, siete ancora qui, cari miei fedelissimi iscritti. Allora, già che ci siete, date un'occhiata a questi video che magari potrebbero interessarvi, cari miei iscritti. Come? Non siete iscritti? Non c'è problema, c'è il pulsante iscriviti qui proprio vicino a me. Cliccatelo e sarete iscritti, non avete scuse. Dai, dai, su. Vai, 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 vai. Se invece volete l'elenco di tutti i miei video, cliccate sul pulsante video, sempre qui vicino a me. Sotto invece c'è il pulsante per vedere tutte le mie playlist. Pulsante, vabbè, un cazzo di rettangolo che ho fatto con Photoshop e lo spaccio per un pulsante, però vabbè. In fondo invece trovate i miei contatti Facebook e Twitter. A me non resta altro che darvi appuntamento al prossimo video, sempre qui su Through the Looking Glass. Ciao. Solito saluto imbarazzante. Ciao.